Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro della serie Il bicchiere della stampa. Questa sera parleremo di un libro, questo libro, un libro uscito da poco, molto bello, che io ritengo un'acquisizione importante per il nostro catalogo. Si intitola La propaganda nell'abisso, Goebbels e il giornale nel bunker. E ne è autore Giovanni Mari, che è qui con noi e che ringrazio di cuore per essere per intervenire questa sera e chiacchierare con me di questo suo testo. Grazie a voi, grazie, buonasera. Il libro in realtà indaga una vicenda di breve durata, ma molto molto significativa e molto poco conosciuta. Devo dire che quando Giovanni mi ha proposto questo suo lavoro, io non ne sapevo nulla, anche se un po' di cose sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla storia del nazismo le conosco, non sapevo proprio nulla dell'argomento che lui tratta in modo molto approfondito e devo dire anche molto appassionante. Non sapevo proprio niente e mi ha fatto molto piacere incrociare questa sua ricerca, incrociare lui naturalmente, incrociare questa sua ricerca, perché da questo libro si imparano, secondo me, molte cose. Si imparano molte cose sui fatti di cui parla e che appunto ignoravo, ma si traggono anche tante lezioni che potrebbero servirci nel presente, nel futuro, potrebbero servirci forse sempre, ma non voglio precorrere i tempi. Chiederei a Giovanni innanzitutto di spiegarci l'oggetto della sua ricerca, questo giornale nel bunker di cui si parla nel sottotitolo, il Panzerberg, che cosa è stato? Beh, io insomma, anch'io l'ho incrociato quasi per caso questo giornale, perché si tratta di un giornale dalla vita brevissima e travagliata, ma un giornale di propaganda. Io studio la propaganda perché essendo un giornalista e occupandomi ogni giorno della propaganda, cercando di arginarla e di fare in modo che non intervenga troppo sui contenuti del giornale, del mio giornale, cercavo come la propaganda si è diffusa, si è sviluppata nel corso dei secoli. È evidente che nel totalitarismo, non lo dico io, ma lo dicono illuminati pensatori e storici di questo, dello scorso secolo, il totalitarismo raggiunge l'apice della propaganda che racconta bugie, che falsifica la realtà. Ebbene, Goebbels, ministro imperiale della propaganda di Hitler, ne è uno degli artefici principali della propaganda come macchina non solo per il consenso, ma per imbrigliare la popolazione e per renderlo cieco e sordo. Si serviva principalmente dei giornali, perché bei tempi, in quel momento lì storico, i giornali erano la voce più forte per dirottare l'opinione pubblica, quella più cosciente e quella meno debole rispetto alla radio, nel senso. E Goebbels si trova dal 20 aprile al fine aprile del 1945 senza la sua arma fondamentale, ossia senza i giornali. Perché? Perché Berlino è completamente accerchiata dall'Armata Rossa. Il 20 aprile del 1945 le armate di Stalin circondano Berlino e si preparano ad aggredirla. Tanto per capirci, la famosa sceneggiata nel film La caduta di Hitler, quando insulta i suoi generali e dice che la guerra è persa, avviene in quei giorni lì. Lui compie gli anni, un compleanno lugubre nel bunker, denuncia la sconfitta totale, a tutti è chiaro che la guerra è persa. Ma Goebbels cosa fa? I giornali non arrivano più, ne fonda un ultimo, il Panzerberg. Panzerberg vuol dire l'orso corazzato. Perché? Perché l'orso è il simbolo di Berlino e lui lo corazza come fosse un carro armato, gli mette l'elmo, gli mette una vanga per scavare una trincea e gli mette un Panzerfaust, che è quello lanciagranata che quei poveretti ragazzini di 12 anni, 13 anni erano buttati sulla strada per distruggere un carro armato ogni tanto. In questa impresa assurda, no? Tutto è circondato, Goebbels vuole un suo giornale, lo fonda, lo gestisce nello stesso bunker di Hitler, fa andare avanti e indietro dei galoppini con i suoi articoli fino all'aeroporto, che poi sarà conquistato dai russi, dove c'è un piccolo ciclostile, diremmo, dove stampa questo giornale,
e manda gli stessi ragazzini in giro con la bici a distribuire questo Panzerbar con una scritta che dice: leggetelo e passatelo, è gratuito, deve arrivare agli sfollati, deve arrivare in quei poveracci che sono rinchiusi nei tunnel della metropolitana per non essere bombardati, è rivolto anche alle truppe, un po' ormai allo sbando, in qualche caso riescono a mandarglielo anche con un aliante. 7-8 giorni di lavoro, 8 uscite dal 22 al 29 aprile, ossia da quando Berlino perde la sua cinta difensiva ultima e la vigilia del suicidio di Hitler, e in questi giorni in cui tutto è perso, Goebbels cosa fa? Racconta una realtà completamente mistificata. Dice che tre bugie sostanziali. Primo, noi ce la possiamo fare. Resistete, diamo tempo all'armata di Wenck di raggiungerci perché in quel momento lì riusciremo a sfondare il nemico perché dietro la linea russa che ci sta schiacciando c'è la prateria e possiamo tornare fino a Mosca. Due, noi siamo pronti, armati fino ai denti e con viveri che ci vanno avanti tutta l'estate, non era vero, avevano solo 2 o 3 giorni di viveri. Terza bugia clamorosa, gli alleati si stanno dividendo, inglesi e americani stanno abbandonando Stalin e passeranno addirittura con noi, con i nazisti. E in questo menzogna che raccontarla adesso sembra addirittura banale, puerile, no? Dico, ma come diavolo è venuta in mente una cosa del genere? Ma questa menzogna è incredibilmente criminale, perché cosa fa? Illude, spinge i berlinesi, che già vivono di stenti, di fame, in un mercato, il Reich millenario è già ormai un mercato della fame, dove ci sono le provviste che durano veramente un paio d'ore, li illude che ci se la può fare, li getta in strada, un po' con l'illusione della menzogna, un po' con la minaccia, perché questo giornale lo dice: chi si ritira oggi è un traditore e va ammazzato sul posto, raccontando le gesta di poveri ragazzi che sì, magari hanno fatto fuori 2 o 3 carri armati, ma poi sono subito dopo morti, oppure per 2 o 3 carri armati sono stati in aria, ne sono passati 1.000, e sovverte completamente non solo l'ordine mondiale, gli inglesi e americani si stanno alleando con noi, sovverte l'ordine militare in Germania dicendo che il Reich sta tenendo, e invece le armate erano tutte in rotta e nessuna delle armate che stavano dicendo essere in arrivo stava arrivando, e anche sovverte un ordine cittadino in cui raccontano una verità che gli stessi berlinesi capivano non essere più vera, no? I bambini che portavano giornali in giro dovevano scavalcare le macerie. Ebbè, io mi addentro dentro quest'opera, dentro questi 8 pomeriggi in cui Goebbels è rinchiuso sulle panche di legno del bunker, con la luce che va e che viene, col telefono che non funziona più, che detta gli articoli ai suoi addetti, con 2 o 3 suoi uomini che fanno la spola verso la tipografia, che poi deve cambiare, deve andare più vicino al Ministero della Propaganda, che è distrutto ma che ha ancora le cantine agibili. Uno di questi suoi uomini, Lorenz, poi dovrà perderlo perché lo manda a spedire il testamento di Hitler fino a Dönitz, dove non arriverà mai, e riesce a rabberciare un giornale che, bisogna dirlo, per fattura, per qualità di scrittura, per stile, è anche un giornale incredibilmente moderno. E quindi io non solo do una lettura del livello di menzogna che racconta quel giornale, arrivando a confrontare ora per ora la verità storica, quello che succedeva a Berlino e quello che succedeva nel giornale, che era un monumento alla menzogna, ma riuscendo a fare anche un'opera giornalistica che io mi permetto, con la mia esperienza, di giudicare da un punto di vista estremamente tecnico. Beh, pensate che nella follia nazista ancora ogni giorno il Panzerband ha la gerenza, ossia l'indicazione di chi è l'editore, di dove viene stampato, per dire. Ogni giorno il Panzerband continua nel suo equilibrio un po' criminale, un po' folle, in cui in prima pagina c'è il bollettino di guerra assolutamente infondato. Un editoriale, tra cui anche l'ultima parola scritta di Hitler, perché poi muore e non c'è più nessuna traccia. Nella seconda e terza pagina, notizie più di servizio che vanno da come riconoscere le sirene di allarme, che raccontano come diciamo, l'artiglieria antiaerea è girata dall'alto al basso e non cerca più gli aerei, ma cerca i carri armati russi. E nell'ultima pagina, sono 4 pagine per 8 uscite, un reportage. Diamine, un reportage fatto in quegli
anfratti, buie, lugubri, che era Berlino, e raccontano, leggendoli oggi capiamo il tasso di bugia inaudita, no? Raccontano le imprese di questi vecchi, di questi bambini che sono completamente allo sbaraglio, raccontano le gesta di questi generali sempre più giovani che cercano di fare il loro mestiere dietro una tenda nella galleria della metropolitana, raccontano di un bar che è diventato un cimitero. Raccontano di un uomo col Panzerfaust che scambia una gabbia di uccellini per un carro armato e fa crollare quel che restava di un palazzo. E racconta alcune aberrazioni del tipo: tu, donna, devi metterti a lavorare, a stare al fianco di tuo marito che sarà sacrificato, e o produci armi o ti metti in strada con un Panzerfaust o vieni a aiutare i feriti, perché via via poi devono anche cercare manodopera che venga a aiutare gli ospedali che sono sempre più ricoperti. Con alcune stilettate internazionali, tipo gli occidentali stanno regalando l'Europa ai russi, ai comunisti, a questo pericolo bolscevico. Ecco, scusa, una domanda tecnica, poi te ne faccio una di altro tipo. Chi lo scriveva? Lo scriveva tutto lui o... No, no, lui, dunque, tanto Goebbels aveva costruito sia prima della guerra, e soprattutto durante la guerra, un apparato giornalistico poderoso. E era il primo caso in cui dei soldati erano stati, diciamo, formati non solo per combattere, ma anche per scrivere. Aveva queste propaganda company che sono dopo dei giornalisti sul campo, tanto per dirne una, no? Dovevano sempre fare la ripresa da Berlino verso la Germania, far vedere sempre che le truppe militari correvano verso est per dimostrare come l'avanzata stesse procedendo verso Mosca, che avevano il compito di parlare, di fotografare e prima di raccontare solo le gesta tedesche, e poi i crimini dell'Unione Sovietica, dell'Armata Rossa, per dimostrare che questa guerra era una guerra di civiltà. Poi aveva giornalisti, ricordiamo che la propaganda nazista, insomma, a un certo punto ha una svolta sulla stampa, perché cosa fa? Trasforma i giornalisti in dipendenti pubblici, e come dipendenti pubblici sono in grado di ricattarli, licenziarli, buttarli a rogo, arrestarli di massa, insomma, e trasformare, come diceva Goebbels, il giornalismo, i giornali, nel pianoforte del nostro regime. Lui aveva organizzato la più forte e la più convincente macchina della propaganda, e l'aveva imparata non solo da alcuni maestri, tra i quali i fascisti italiani, ma anche dall'apparato commerciale pubblicitario americano. Aveva studiato queste cose, aveva fatto della propaganda, della comunicazione, un'arma che diremmo oggi di distrazione di massa, ma con un obiettivo molto sottile. Lui lo diceva: io non devo convincerli a pensare che noi abbiamo ragione. Devo convincerli a pensare che noi ci siamo adeguati al loro volere, che è molto più sofisticato. Quindi non trarre consenso, non voleva più i voti, ma voleva che il popolo pensasse che quel governo faceva esattamente quello che volevano loro. Tutto questo passa da uno sterminio generalizzato, sia imprenditoriale sia professionale. I nazisti confiscano, rubano, sequestrano le case editrici, soprattutto delle grandi famiglie ebree. Pensate che il Panzerbar è fatto con strumentazione della Ullstein, che era la più grande casa editrice ebrea prima del nazismo. Quindi distruggono l'imprenditoria editoriale, accentrando tutto su imprese naziste e loro amiche. Secondo, distruggono mestiere, perché diceva Goebbels, da un lato minacciava chiunque dovesse affacciarsi a fare giornalista, dice: dovranno ben pensare bene prima di fare giornalisti a cosa vanno incontro. E due, con quelle che noi chiamiamo veline, ma chiamarle veline è un po' riduttivo, no? Erano delle pistole fumanti. O fai questo, o non è che vai a casa licenziato, oppure sei finito, sei in carcere, sei morto. Poi avevano comunque un apparato molto potente nel Ministero della Propaganda, tutto di suoi amici, sia a livello di funzionari, sia a livello di giornalisti, e aveva soprattutto una serie di gerarchi militari che Goebbels obbligava a scrivere. Sul Panzerbar ci sono testimonianze, articoli editoriali delle persone più importanti che erano rimaste a Berlino in quel momento lì. Questo fa del Panzerbar un'opera di studio molto importante, che io nel mio piccolo non mi sono riuscito a spiegare del perché ci siamo voluti noi, ci è voluta Mari, ci è voluto Lindau, per trovare questo reperto che secondo me è enorme, ha tanto da raccontare.
e ha tanto da raccontare ancora oggi, secondo me. Ecco, quando prima appunto descrivevi la situazione di Berlino, eccetera, e quello che Goebbels raccontava o faceva raccontare, io mi sono domandato, ma almeno ad una possibile riscossa, lui ci credeva o no? Beh, sicuramente nella loro follia avevano dei momenti in cui credevano in una riscossa, no? Perché si autoinducevano questo pensiero. Però avevano organizzato un suicidio di massa che comunque svelava la loro sfiducia, no? Hitler decide di ammazzarsi già il 22 gennaio, proprio nel primo giorno in cui Goebbels lavora al Panzerbeamt. E non solo lo decide mentalmente della SS, ma chiede a tutti gli abitanti del bunker consigli su come ci si può ammazzare senza essere feriti, diciamo senza morire, oppure senza farsi prendere dai russi, feriti e offese. Lui prova sui suoi amati cani il veleno, quindi è scientificamente deciso, ha preparato, organizzato nei dettagli la sua morte. Goebbels fa ancora di più perché non solo decide di morire, ma prepara, e non è stato facile, lo sterminio della sua famiglia, di sua moglie e dei suoi sei bambini. Quindi queste persone, al di là del fatto che sì, in un momento di follia potevano pensare in una riscossa, potevano davvero pensare che dietro quella crosta dura di Armata Rossa ci fosse un vuoto, ma poi nei momenti di lucidità lo capivano che erano spacciati. Infatti non scappano da Berlino perché Hitler a un certo punto dice: cosa faccio? Scappo e poi mi rinascondo. Poi arrivano i russi, riscappo e mi rinascondo. Avevano il terrore di essere arrestati dai russi. Avevano il terrore della vendetta. E sarebbe stato molto interessante vedere cosa Stalin avrebbe fatto di queste persone. E purtroppo qui entriamo solo nella fase del romanzo. Ma sicuramente se loro anche avessero iniziato il Panzerbat con l'idea di farcela, dopo i primi 2 o 3 giorni era chiaro che fosse impossibile. E infatti i gerarchi militari più, diciamo, meno compromessi, cito uno per tutti, Vadim, lo dicono: ma cosa state facendo? Anzi, Vadim dice che sarà poi il generale che si arrende ai russi, consegna a Berlino ai russi una volta che Hitler e Goebbels sono usciti di scena, glielo dice in una drammatica riunione del bunker di cui si ha traccia sui verbali: lei sta inondando Berlino di menzogne con quel suo foglio, con il suo Panzerbar. Ed è lì quella frase lì che accese la mia curiosità e che mi spinse a cercare cosa fosse questo Panzerbar. E rimasi sconvolto nel vedere che persino gli storici del giornalismo tedesco snobbano questo quotidiano, che invece è un giornale importante, 8 uscite dal 22 al 29 di aprile del 45, quando tutto è perso. Addirittura gli stessi biografi di Goebbels non lo inquadrano bene, chi lo cita dimentica il primo numero, che invece ho avuto la fortuna di ritrovare negli archivi dell'ex DDR. E devo dire che i tedeschi, quando hanno avuto davanti a loro un italiano che cercava documenti, cercava giornali, cercava testimonianze sul nazismo, gli hanno aperto le porte di tutte le biblioteche, di tutti gli uffici, come dire, cerca quello che pensi sia giusto trovare. Ecco, certo che appunto, tenendo conto di queste cose che dici, qualcosa di sottilmente perverso. Organizzare un giornale che è fatto da un certo punto di vista in modo molto professionale, in quel frangente terribile, mentre tutto stava crollando per propalare menzogne che avevano come unico scopo di aumentare il bilancio delle vittime, perché non vedo altra ragione. Beh, loro non se lo dicevano che lo scopo era quello. Loro dicevano innanzitutto che avevano una totale disistima del loro stesso popolo. Goebbels e Hitler lo dicono: questo popolo ha perso, questo popolo merita la sconfitta e la morte. Non hanno nessun rispetto, nessuna remora nel sacrificare. Ma loro agiscono per 2 motivi, lo dicono nei loro testamenti. Quando usciremo fuori dalla scena, noi lasceremo una traccia millenaria e più avanti capiranno che noi eravamo nel giusto. Questo davvero lo pensavo. Erano sicuri di lasciare un segno per dire: avevamo ragione noi. I due testamenti di Hitler e Goebbels sono fondamentalmente questo strumento, e nel Panzerbeamt tutti quegli strumenti di propaganda che nei testamenti loro mettono sono sviluppati. C'è un ultimo editoriale che si chiama Fino all'ultimo respiro, nell'ultimo numero del Panzerbeamt, che è una lettura che mette i brividi in quanto a mistificazione, no?
Allora, pensate, il 29 aprile esce questo giornale, 24 ore dopo Hitler si sarebbe ucciso, 48 ore dopo si sarebbe ucciso Goebbels, i russi sono praticamente con gli artigli sul Reichstag e questo cosa scrive? Che è Goebbels che lo scrive, anche se non lo firma, non abbiamo mai voluto la guerra noi nazisti, è stata una congiura degli ebrei e dei comunisti, è stata la debolezza dell'Occidente europeo che ha voluto regalare a queste due bande di criminali l'Europa. Noi ce l'abbiamo messa tutta, stiamo perdendo perché lasciano che l'invasore mongolo ci spazi dalla scena, ma l'umanità e l'Europa saprà, e ancora oggi glielo diciamo, che noi abbiamo voluto difendere l'Europa. Dimentica l'orrore, l'inferno, le fiamme che i nazisti hanno scaricato su tutto il mondo, non fa nessun cenno alla persecuzione della popolazione ebraica, non fa nessun cenno allo sterminio che hanno fatto dei prigionieri politici, dei prigionieri militari, delle zone occupate, anzi hanno la faccia tosta di dire dove noi siamo arrivati, abbiamo tenuto su la società, abbiamo costruito case e chiese. Questo lo dissero anche gli italiani su quelle mal ridotte colonie d'Africa, peraltro. E invece i russi e gli americani hanno fatto tabula rasa, no, erano loro che incendiavano per fare terra bruciata con la famosa direttiva del deserto per non aiutare gli alleati. E questa è così doloroso leggere quell'editoriale, lascia così sgomenti che gli chiedi, beh, non potrà più succedere. E invece tutto lascia pensare che con un altro volto, con un altro tono, con un altro aspetto, con un'altra divisa, tutto questo può magari non succedere con quella onda d'urto, con quel tasso di morte, ma un livello di mistificazione della realtà, anche a mezzo stampa, può sempre riaffacciarsi. Ma sai, io penso che in realtà in quegli anni sono stati messi in circolazione dei veleni che continuano a circolare. Parlo proprio di veleni specifici. Si ripresentano in varie forme, travestiti anche in maniera da renderli quasi riconoscibili, però continuano a circolare. In qualche misura quel testamento così folle, che ci appare giustamente così folle, sembra quasi contenere una profezia che in piccola misura, ma comunque in una certa misura si avvera, si sta avverando. Però dal tuo libro si capisce che in realtà al di là dello specifico nazista, noi possiamo imparare molto, no? Da come Goebbels organizza la propria. Perché appunto al di là dello specifico nazista, quei sistemi possono essere usati ancora oggi. Io devo dirti che sono rimasto impressionato, non mi sono mai veramente occupato di questo tema perché l'ho abbastanza vergine, ma sono rimasto impressionato dalla chiarezza e dalla lucidità dei programmi di Goebbels. Quando lui scrive quello che intende fare, sta facendo, dice cose puntualissime, assolutamente trasparenti, e che avrebbero dovuto far saltare sulla sedia, direi, mezza Europa, anzi mezzo mondo, no? Ecco, comunque, tornando a quello che questa esperienza ci può insegnare, a che conclusione sei arrivato? Beh, io dico che bisogna stare, ma non lo dico io, bisogna stare attenti. E visto che parliamo di un giornale, penso che la prima categoria che deve stare molto attenta è la categoria di tutte le persone che fanno comunicazione per lavoro. Il giornalista oggi è un anello debole perché la categoria è molto a rischio, perché il mercato va molto male, perché la gente tende a non leggere più e quindi il giornalista cerca di aggrapparsi al suo posto di lavoro. Ma quello che io dico è, se l'aggrapparti al tuo posto di lavoro significa chiudere gli occhi, allora cercati un lavoro più facile e al giorno d'oggi persino anche più remunerativo. Ma i primi che devono alzare il dito, che devono accendere l'allarme, che devono chiamare raccolta, sono proprio oggi i giornalisti, perché così come al tempo passava per la radio e per il giornale la propaganda che avrebbe incendiato i pozzi, oggi continua a passare dalla comunicazione, che è più forte e più trasversale, va a quell'immenso e incontrollabile magma che è tutto l'impero dei social, dove ognuno può dire qualsiasi cosa. Una volta mi hanno chiesto, ma secondo te, se ci fossero stati i social,
la guerra sarebbe scoppiata ugualmente. E tutti tendono a dire, ma no, perché il controllo, la gente, gli occhi. Ma secondo me il rischio è che poteva essere ancora più devastante, perché la capacità manipolatoria di un apparato come quello di Goebbels, se avesse avuto la possibilità di fotografare in diretta le cose, le avrebbe raccontate in un modo tale che forse ci avrebbe convinto tutti. Ed è per questo che chiunque oggi abbia responsabilità, e mi rientro anche me e anche te, dobbiamo essere pronti e vigili senza nessuno scrupolo e al primo cenno di deriva alzare la mano e provare a fare il nostro mestiere, ossia di dire e di raccontare la verità. È una fatica, può costare caro, ma bisogna farlo. Ecco, ma oggi dove vedi accendersi, diciamo, la luce che segnala un allarme? Cioè in quale zona della comunicazione? Beh, oggi internet ha sconvolto un po' tutto, no? Per cui è riuscito a prendersi due campi molto importanti in cui prima c'era un apparato di informazione più riflessivo. Oggi invece internet ha preso la breaking news, ossia la notizia immediata, è successo questo. E quando inizia ad andare che è successo questo, quella cosa è successa comunque. È l'imprinting che dà al sentire comune. È successo. Il giornale e la radio e la TV arrancano dando un secondo strato informativo un pochino più approfondito, ma poi vengono ancora una volta scavalcati dall'internet che può dare un long form, un approfondimento molto più in profondità e scavare fino in fondo le coscienze. Chi ha il volante in mano? Beh, non si sa, e questa è la cosa più grave, perché internet è tutto, internet è nessuno. Ma da un lato non devi demonizzarlo, devi anzi cominciare ad entrarci dentro e a lavorarci. Dall'altro devi sapere che è la più grossa disintermediazione potente verso tutto quello che è il non riconoscere qualsiasi tipo di autorità, non solo di governo, ma scientifica, accademica, formativa, per cui alla fine si rinasce quella pseudo verità, quella pseudo conoscenza su cui Goebbels puntava, ossia lasciate perdere le lezioni che venivano dall'alto, siamo noi che la pensiamo come voi e metteremo in campo il vostro volere contro professoroni, contro i giornaloni, contro i maestri e la grande industria, l'Europa, eccetera, eccetera. Per carità, abbiamo visto che i poteri forti hanno fatto molti pasticci e continuano a farli, ma vediamo sull'ambito Covid, questo scetticismo sulla scienza, sulla ricerca, sulla medicina è frutto di quel seme incredibilmente populista, incredibilmente azzerato su cui i grandi totalitarismi di destra e di sinistra hanno sempre fatto attecchire i loro frutti velenosi. Ecco, tornando in conclusione al libro e al nazismo, beh, insomma, sembrerebbe di capire che c'è ancora molto da studiare, cioè che ci sono molti angoli che non sono stati davvero esplorati, no? Questa tua ricerca lo dimostra, o sbaglio? Io penso che siano tantissimi e purtroppo sono tantissimi a cominciare da casa nostra. Ho sempre detto, un po' come una battuta, che io, che sono uno degli ultimi arrivati, ho trovato le porte spalancate a Berlino. Quando non ho saputo cosa cercavo, mi hanno consegnato le chiavi. Tenga. Sarei curioso di provare la stessa cosa a Roma dicendo di voler studiare il fascismo. Sarei curioso di provare la stessa cosa a Mosca dicendo di voler studiare lo stalinismo. Io non credo che avrei a Roma, così come a Mosca, delle porte così aperte e delle disponibilità così totali. E forse fare un libro oggi sulle menzogne che il fascismo aveva riversato sugli italiani potrebbe trovare tanta, tanta contestazione in questo paese, mentre invece in Germania tutto è preso con incredibile attenzione. Certo, non trovi nessuno che ti dice io ero un nazista al tempo, non lo trovi, ma senti attenzione, rispetto e orecchie tese verso quei lavori lì, verso quel tipo di esami di coscienza. In Italia io penso che c'è la possibilità di fare tanti libri come quello sul Panzer, ma su tanti aspetti sconosciuti, a cominciare da quelle cose, diciamo, che diamo per scontato. Per esempio, ho letto il vostro libro su Rommel.
e ho provato a raccontarlo a qualche mio collega più anziano e loro in tutta franchezza mi rispondevano: ma no, papà mi ha detto che Rommel era una brava persona. Ma no, caro mio, tuo papà aveva sentito quella campana propagandistica da Berlino e da Roma che hanno costruito attorno a Rommel un personaggio che i fatti dicono non essere tale. Pensiamo un po' quanti libri potremmo fare sui grandi militari italiani che hanno fatto le guerre. Noi parliamo di reduci e di eroi italiani, ma andiamo a vedere cosa hanno fatto queste persone. Quindi sicuramente è un giacimento della Seconda Guerra Mondiale che non è da scoprire, è proprio inesplorato. Un'ultima curiosità, qualcuno dei giornalisti, diciamo così, del Panzerman hanno poi continuato a scrivere, hanno poi avuto una vita dopo il nazismo ancora in ambito giornalistico. No, i giornalisti no, che si sappia, nel senso che quelli che hanno firmato non, o sono morti, o sono stati giustiziati, oppure hanno cambiato mestiere. Ma c'è un personaggio che ha continuato a fare editoria, perché la tipografia che era a disposizione di Goebbels per stampare il Panzerbar era l'uomo d'ordine della Ullstein, che non scappò dopo la requisizione, non scappò da quella casa editrice, voleva tenere le mani lì. Poteva farlo perché non era ebreo, perché gli altri furono tutti epurati. Aveva sovrinteso anche alla tipografia nel bunker perché voleva salvare non solo i macchinari, ma anche i suoi dipendenti perché sarebbero morti se fossero scappati. E quando tutto è finito, riuscì a ricostruire quel nucleo da cui la Ullstein riprese a nascere. Quindi, in questo senso c'è questo superstite che diventa poi il grande restitutore a questa famiglia ebrea che era stata perseguitata, sfrattata, requisita e buttata negli anfratti della storia e gli riconsegna quella casa editrice che tornerà a fare grandi cose. Quindi una figura positiva, tutto sommato, da questo punto di vista. È una figura che andrebbe la pena di indagare tanto, no? Certo, ci vuole coraggio a restare lì, no? Cioè, ti sequestrano la casa editrice del tuo capo, del tuo padrone, con cui avevi anche un certo sentimento, tu resti lì. Col senno di poi possiamo dire che ha fatto bene, ma sul momento ci voleva grande, grande. Tu sai che i nostri incontri si concludono con il bicchiere della stampa. Quindi con un bicchiere di quello che vuoi tu, la tua è una Non piccola poteva parte. esserci che una birra tedesca, perché insomma. Beh, certo, mi sembra d'obbligo sia la birra sia la marca. Quindi allora, grazie molto di essere stato con noi, è stata una conversazione molto interessante, come molto interessante, davvero prezioso per noi il tuo Grazie mille, grazie a voi. libro. Grazie.